buongiorno, saluto Younes. Ciao, buongiorno. Ciao Younes, che si presta anche lui come altri ragazzi a fare dei video chiacchierata, per disincentivare i ragazzi ad abbandonare la scuola. Quindi sentiamo cosa ha da raccontarci Younes. Innanzitutto, allora, presentiamoci, vai pure Younes, vai tu. Ah, io mi chiamo Ratib Younes e ho 32 anni. Da dove vieni Younes? Io sono originario dal Marocco. Dal Marocco. Sono nato in Marocco e sono venuto qui piccolo, che avevo 2 mesi, ancora piccolino. Ah, ho capito, quindi praticamente sei quasi nato qua. Quasi. Qui mi chiamo Franco Mazzetto e mi sto occupando di queste interviste, chiacchierate con i ragazzi, e lavoro in Fondazione Franco De Marchi a Trento. Perfetto. Ti ricordi bene più o meno in che anni hai frequentato le superiori? Io ho iniziato le superiori nel 2005. Nel 2005. Ah, proprio 2004-2005. Sì, io ho iniziato con il liceo scientifico Buonarroti. Ah, ho capito. Qui a Trento. Sì, a Trento, sì, sì. Che c'è qualche ricordo particolare di quel periodo? Che sia bello, brutto, quello che si possa dire, non fare i nomi, mi raccomando. No, un bel ricordo c'ho del professore di matematica. Ah, bene. Che io andavo veramente male in matematica, però ho ancora sto ricordo di un insegnante che aveva un modo pazzesco di insegnare la materia e di spiegartela, fartela capire. Bene, bene. Tu hai portato a termine il tuo percorso scolastico, Younes? No, io purtroppo no. Dico purtroppo perché poi col tempo, anche oggi, vedo la necessità di dover finire le superiori. Infatti mi sono iscritto a una scuola statale. Visto che la mia grande passione è il calcio, mi è arrivata una proposta a livello, diciamo, semiprofessionistico a Padova, e ho abbandonato completamente la scuola contro i pareri di tutti, contro i pareri dei miei genitori, e mi sono trasferito a Padova a giocare a calcio. E sono rimasto lì un po' di tempo. E quindi, diciamo, per fare questo hai interrotto la scuola? Sì, interrotta proprio di punto in bianco. Quindi tu adesso stai facendo il serale, mi dicevi? Sì, io dopo Padova, diciamo che sono tornato a Trento. Sì. Ho visto la necessità di andare avanti con gli studi e mi sono iscritto a un professionale. Ho fatto una scuola professionale finita, conclusa, però non mi bastava, diciamo che volevo raggiungere la maturità e purtroppo con le professionali non puoi fare la maturità. E allora mi sono iscritto al serale del Tambosi. Sì. Comunque, ecco, vuoi andare avanti comunque? Assolutamente. Vuoi andare avanti, ho capito. Quindi, da quello che stai raccontando, tu cosa diresti al piccolo Younes? Immagini di avere davanti un ragazzino come te, il primo anno di scuola del superiore, che magari è in crisi, vuole abbandonare la scuola. Cosa gli diresti a quel piccolo Younes? Ce l'hai davanti a te? Ce l'ho qui davanti a me. È difficile da convincerlo, perché a volte quando uno segue le proprie passioni, magari molla veramente gli studi e molla tutto per seguire le proprie passioni. Immagina di avere davanti a te il piccolo Younes, come rivestito, Con la maglia dell'Inter. Con la maglia dell'Inter, andiamo male. Allora, immagina di avere il piccolo Younes alle superiori, che però è già in crisi, vuole abbandonare la scuola. Cosa vorresti dirgli? Non fare lo sciocco. Non fare lo sciocco. No, gli direi proprio: va bene, la tua passione è importante, però devi avere un piano d'emergenza, cioè devi avere, no, non lasciarti aperta solo una via. Tieni due porte aperte, la scuola, certo, è fondamentale, certo, l'istruzione, certo, è importante, e arrivare fino in fondo e finire la maturità è molto importante, come sono importanti le tue passioni. Quindi completale tutte e due. Grazie, anche perché confermerai che dopo, se ti accorgi dopo dell'errore, tra virgolette, fatto, tu stai facendo il serale, immagino che lavorare e studiare insieme sia pesantuccio, o no? Parecchio. Infatti lo capisci dopo che
perdi un sacco di tempo, un sacco di energie una cosa che avresti potuto finire molto tempo prima. E molto più facilmente, perché molto più facilmente, quando hai qualche anno in meno è più facile studiare. Noi ti ringraziamo, io adesso sei stato gentilissimo e carinissimo. Allora speriamo che qualche ragazzo cambi idea grazie a te, va bene? Assolutamente, grazie mille. Un'altra grazie. Cosa, sì. Magari è un consiglio che do a livello generale, no? E, come esperienza personale ho notato che in molti lavori, in molti settori, anche piccoli o grandi, oggi richiedono comunque la maturità. Non la richiedono perché hanno proprio bisogno di cose specifiche che riguardano la tua maturità, delle lezioni che hai fatto o altro, delle competenze che hai. È proprio, secondo me, molte aziende prendono in considerazione il fatto che la maturità è un impegno che ti sei preso, quindi dimostra che sei una persona matura, che si è presa un impegno e l'ha portato avanti fino alla fine. Secondo me, ma la mia opinione è, una maturità presa come la prenderai tu dimostra ancora più determinazione, perché certo. Lo spero. Va bene, allora grazie ancora e, grazie mille a te e in bocca al lupo. Crepi. Grazie, ciao, grazie.